Praticamente io scrivevo sotto dettatura di un avvocato. Allora, tu devi giocare nelle zone d'ombra del diritto. Devi usare delle parole sufficientemente ambigue, per cui se uno ci vuole vedere dell'interesse lo può fare. Ma se quell'interesse non è ricambiato, tu devi poter negare sempre. Faccio un esempio. Se io ti dico, oh, sono contento se si beccamo. Se tu vuoi capire, capisci. Ma se tu mi rispondi, ah, guarda, io sono già ragazzo, io devo sempre poter dire, ah, oh, ma io mica ti ho invitato a uscire. Io ho detto, sono contento se si beccamo. Potenzialmente può pure voler dire che un giorno vado alla ASL, ti incrocio un filo e pensavo, potevo finire dietro un vecchio tutto un catramato di muco che scozza per terra, e invece mi è capitata lì, cioè, meno male, va, sono contento. Capito? Se io invece ti dicevo, oh, te vado a uscire insieme a me, e te mi rispondevi, guarda, ma sei tanto simpatico, ma anche no, quella era l'umiliazione totale, assoluta, atomica. È l'imperatore giapponese che dichiara la resa dopo le bombe atomiche, e il popolo sbigottito che gli dice, ma che cazzo, non puoi dire che t'arrendi, oh, te sei l'imperatore, mica sa fa la gara da tiro con l'arca al club mediterraneo di Castelvor, turniamo verso la guerra, ma te devi ammazzare, te devi spazzare davanti a tutti come Mishima, a pezzo di merda. Capito? Non si potevamo sbilanciare, era proprio la BC della sopravvivenza. Ma io ero sicuro che pure lei la pensava così.